sono Veronica Savaglio, la tua consulente domoria per la città di Torino. Oggi ci troviamo in via Barletta nel quartiere di Santa Rita. In particolare ci troviamo proprio nel cuore pulsante del quartiere di Santa Rita, perché a pochi passi da qui si intravede già la chiesa di Santa Rita e quindi la grande piazza. E questo è proprio il fulcro di dove vengono concentrati tutti i negozi di svariato tipo di questa zona. Capisci bene che abitare in una zona particolare così ti potrà permettere di servirti di qualsiasi bene di prima necessità senza dover utilizzare la macchina. A questo punto non mi resta che mostrarti l'appartamento. Seguimi. Ben arrivato al secondo piano. Quello che ti sto per mostrare è un appartamento perfetto per due tipologie di acquirenti. Sicuramente per un single, per un ragazzo o una ragazza che ha voglia di iniziare la sua vita indipendente lasciando i genitori e quindi inizia con la sua prima casetta che ha tutto quello che è necessario per poter accogliere una persona da sola. Devo essere sincera, questa casa potrebbe anche andare bene per una coppia di sempre giovani che vogliono iniziare la loro vita insieme e per fare un po' di palestra, di allenamento, per condividere una casa, un unico tetto insieme, decidono di fare la prova in una casa come questa. Direi che possiamo iniziare a vedere quelli che sono gli ambienti che compongono la casa, quindi l'ingresso, come puoi aver notato, disimpegna tutta la casa e adesso ci addentriamo in quelle che sono le diverse stanze. Abbiamo la camera da letto matrimoniale con questo armadio su misura, spaziosissimo, ecco perché ti dicevo che facilmente si può pensare anche a una vita di coppia in questo appartamento, perché qui di vestiti ce ne stanno a sufficienza sia per lui che per lei. Da questa parte abbiamo la finestra che affaccia direttamente su via Barletta. Come puoi notare, i serramenti sono stati cambiati, quindi questa non è certamente una spesa che devi mettere in conto con l'acquisto di questo appartamento. Ok, stiamo parlando di un appartamento piccino, quindi di camera da letto ne abbiamo solo una. Ci dirigiamo verso quella che è la zona giorno, che è stata stravolta perché è stata unita la zona della cucina con la zona del tinello, creando un unico ambiente. Ovviamente qui stai guardando come è stata arredata la casa, considerando il gusto della proprietaria precedente. Sarà poi a te personalizzare questo tuo primo nido come riterrai più opportuno, utilizzando i tuoi gusti estetici personali. Ti mostro la zona operativa della cucina, che devo dire è stata sfruttata al meglio, perché prendendo tutto il lato lungo, come puoi notare, c'è spazio per muoversi. Il tavolo è stato intelligentemente posizionato qui, in due ci si mangia tranquillamente, e poi abbiamo ancora questo piccolo piano lavoro con sotto i pensili, che non guastano mai, cioè in cucina più pensili ci sono e meglio è. Sarai accorto, percorrendo questo corridoio, che non ho aperto due porte, è giunto il momento di vedere che cosa c'è dietro. Allora, la prima porta ovviamente
nasconde il bagno, che anche in questo caso vedi che è stato strutturato in maniera tale da occupare, da ottimizzare tutti gli spazi, perché la lavatrice sotto la finestra permette di non togliere ingombro nel resto dello spazio dedicato al bagno. E poi abbiamo ancora una porta, che è la porta di uno degli ambienti più utili in assoluto che ci siano all'interno di un appartamento, ed è il ripostiglio. Il ripostiglio che nelle case di nuova costruzione è praticamente impossibile trovare, cioè o hai la fortuna di trovare un balcone che esternamente viene adattato a una parte di ripostiglio esterno, ma all'interno dell'abitazione non c'è, quindi questo è veramente fondamentale, soprattutto su abitazioni di queste dimensioni. Gli spazi sono un po' ridotti, quindi il fatto di avere un ripostiglio in casa ti aiuta poi a mettere da parte quelle cose che non sapresti dove riporre. Ok, a questo punto direi che ti ho mostrato tutti gli angoli di questo grazioso appartamento. Non mi resta che rimandarti o rimandarvi al nostro solito appuntamento, che è quello di chiamare lo 011 79 10 969 per prenotare la tua prima consulenza personalizzata gratuita ad Omoria e per scoprire se questa effettivamente sarà la tua prossima prima casa. Al prossimo video. Ciao!